Benvenuti ragazzi, siamo su un nuovo video. In questo video ho deciso di farvi vedere praticamente come monto il video dalla PlayStation 4 usando l'applicazione Share Factory, che vedete direttamente là nell'angolo, che poi vi zoomerò e così potete vederlo. Quindi io ammacco per levare questo, per levare questo e mettere le intro che vedete all'inizio del video, tengo premuto quadrato. Prima quadrato, esatto, e metto cancella la clip, e poi per questo cancella la clip e poi aggiungo una clip. Vado in basso perché me la mette in basso, non ho capito il perché, però me la mette in basso la intro che voglio. E tempo che fa qua. Ok, queste sono le mie intro. È 1, 2, 3, 4, 5, 6. E poi c'è quello che dà quella che dà la PlayStation. Adesso io, per assicurarmi qual è la più bella, me le ascolto tutte. Ecco, questa ci si può avvicinare, però non so. Questa sempre la metto sempre all'ultimo perché mi sa di più da chiusura, perché infatti guardate. Mi sa di più di chiusura del video, quindi la metto sempre all'ultimo. Oppure questa. Questa no, vabbè, lasciamo starla perché la forza che è molto molto lunga, circa 20 secondi. Però lì la userei solo per Minecraft. Perché guardate. Visto? Oppure c'è questo. Che è quello di là, non capisco perché sia uscito pure qua, però vabbè. Oppure c'è questa di qua, o questa, che è la prima che avete visto nel video. Io metterei questa, quindi premo X e poi aggiungi la clip con quadrato. Per tagliare i video, poi ve lo faccio in un video dove si taglia, però io premo X, no, quadrato, scusate, metto spezza la clip e ti dà pure, e tu scegli il minuto dove tagliarla, ammacchi X, poi vai al minuto dove vuoi stoppare, dove vuoi tagliare, alla fine metti a macchina nuovo X e poi quadrato per tagliare definitivamente quella parte di video, e ti vede la parte di video non fluida, cioè fluida vi viene, però si vede che si taglia proprio, ma è normale. Poi magari se volete aggiungere una... È cascato il microfono. Adesso vi farò vedere tutte le utilizzazioni, tutte le cose che ha Share Factory, ma vi farò vedere quelle che uso io, poi magari vi faccio vedere tutte in piena regola. Un'altra cosa, voi sapete che io nei video metto certe volte questa cosa così, metto il pollice in su con scritto sotto il video, sotto la cosa scritta gratis, metto il like. Come faccio? Io faccio così. Aggiungi overlay, poi vado sotto, 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 e metto e scelgo questa, che c'è il non mi piace, il pollice giù e il pollice in su. Io ammacco, seleziona. Poi se lo sposto, se lo voglio aggiustare, poi lo decido io, lo decido. È lo stesso, lo lascio così, va bene, lo stesso. Poi magari tipo che so, lo voglio spostare, no, sbagliato, ok, lo voglio lasciare così, ok? L'ho messo in questa posizione perché almeno è dove ci è messo scrivete gratis. Poi io lo ammacco due volte cerchio per lasciarlo e vado di nuovo su. Seleziona overlay e metto su testo. Però su testo scelgo il carattere più bello che mi piace, che mi attira, che può starci nel video. E lo scelgo, tipo questo è molto carino, e lo scelgo, no? E adesso qua mi dice questa cosa, c'è la tastiera, come sempre, come di default nella PlayStation 4, perché la tastiera l'hanno aggiunta sempre. E mi ha preso la cuffia, però vabbè. Scelgo questo, scelgo di scrivere lascia, come qua, cioè ho preimpostato, lascia like, poi metto effetti testo, e infatti si vede questa cosa così, vedo?
E metto questo che è il mio preferito, ok? Poi metto trasforma e me lo sposto al mio piacimento. E con L2 lo sposto così, e con L2 lo sposto così, ok? Invece con L1 non mi ha visto, cosa fa? Ah, lo rimpicciolisce, ok. Adesso, tipo, lo voglio fare grande così, e metterlo così, qua. Ok, va bene, ci sta, perfetto. E concluderà, coinciderà solo con questa clip. Però solo al punto abbiamo messo noi, cioè non in tutto, però solo qua, visto? Partiamo da parte, c'è tutta la overlay, like e lascia like. Come si taglia, vi ho detto già prima. Poi le canzoni, come le aggiungo? In pochi video aggiungo le canzoni, ma perché? Poi dovrei metterla in tutto il video, e onestamente la voglia non ce l'ho di mettere sempre tutta, però in alcuni video l'ho messo, in quello di Minecraft che era corto, l'ho messo, se non sbaglio, no, forse no, sì, l'ho messo, e io metto, aggiungi, metto Marco X, come poco fa, e vado su aggiungi musica, e me ne ascolto, ok? Ok, e finché trovo quella musica perfetta per il mio gioco che devo montare. Quindi per Assassin's Creed, per me, ci sarebbe bene. Un attimo. Questa sarebbe bene per la intro. Per quando dico Black Legacy, però. Ma io da tutto sceglierei questa. Oppure, quando sono indeciso, faccio una cosa. Quando sono indeciso e non so quale musica mettere in tutto il video, faccio così. Che praticamente faccio che metto la musica più bella, c'è la musica più quella che ci sta, tipo questa, tipo aspetta, ce n'era, che so, questa così, e la taglio, ok? Quando non sono deciso di mettere la canzone per tutto il video, faccio così, metto spezza la musica e poi qua confermo spezza. E questa la elimino. E niente, la musica per tutto l'audio. Faccio Però così in questo caso la perché. musica è un problema. Perché? Perché comincia sempre in ritardo. Quindi comincia un po' in ritardo. E io la devo aggiustare. Metterò, cancello la musica. E metto di nuovo aggiungi. Adesso io avevo scelto questa, giusto? Ok, ho scelto questa. Però sono di nuovo testa di minchia perché ho sbagliato di nuovo. Cancella musica un'altra volta. Perché dalla timeline in poi, dalla timeline della, come si chiama? Della sbarretta con il mio sopra, devo fare così. Metto questo, mi piace, aggiungo e io faccio da dove. Ok, appena abbiamo battuto le sigle, siamo su questo video, io stoppo il video e Marco Quadrato e metto spezza la musica, no? Marco spezza la musica, conferma e questa la elimino. E il video viene così. Ok, raga, battuto le sigle, siamo su un nuovo video. No, che sono di nuovo un coglione, però avete capito il senso, no? Quindi questa la posso poi eliminare di nuovo e la musica, l'avete capito come la metto. E ora adesso io la voglio rimettere di nuovo e la voglio. Faccio così perché. Ok, raga, così perché. Fermi un attimo, raga. Ok, io direi che fino a qua si può stoppare. Tagli, spezza la musica. Qua. Conferma e elimina la musica. E abbiamo la intro musicale. Però adesso io l'abbasso un po'. No, aspetta, l'abbasso un poco. Dove è il volume musica? E lo metto a 30 o a
Quanto vogliamo? Tipo 40, vediamo come ci sta. Come episodio. Non l'ho fatta, infatti, non ammacco X, sono un coglione. Andiamo a ammaccare 40X. Faccio così perché. È ancora troppo alto. Metto 30. Meglio. Faccio. E così è meglio. Poi, cosa io posso vedere? Allora, un'altra cosa che io faccio nei miei video, tipo, che dico che vi zoom, faccio tipo, io per zoomare, tipo quando vi ho detto che, non in questo video però, io quando vi ho detto che zoomavo questa parte, questa cosa del livello, volevo fare questa cosa che ho visto, panna e zoom, e zoomavo, però il problema è, ecco, così, che lo dovrei spostare. Vedete, il livello mio si vede. E io quando vi dovrei dire, vabbè, poi lo faccio in quel video. Ok, capito? E io lo faccio vedere qua. Ok? Adesso non l'ho mai provato, devo provare in un altro video. Ok, poi cosa si può fare? Alcune cose non l'ho mai provata. Quindi, non, quando tipo la musica, il volume è troppo alto della mia clip, io faccio fermo, io faccio il volume della clip e lo metto a 30 o 40. Io probabilmente lo metterei a 40. Andiamo. Per continuare la storia. Ok, 40 va bene. Poi io poi metto subito l'outro, perché visto che non ho niente da tagliare, vado direttamente all'outro, tanto la intro, la musica, la cosa l'ho messa, vado all'outro. Qua già c'è che Rega. te lo propone lui, vai. Te lo propone, però non penso sia di costo gradimento questa musica, questa intro così, non penso ci possano piacere mai. Quindi ammacchiamo quadrato di nuovo, due volte, c'è quadrato, ammacchiamo quadrato, eliminiamo una, ammacchiamo di nuovo quadrato e ne eliminiamo un'altra. E mettiamo come nell'altra parte, mettiamo coso, X. E aggiungi il clip e andiamo di sotto. Stavolta vado più veloce per sbrigarmi. E scegliamo la intro, quella che io ho detto che servirebbe più per per l'outro, giusto? E scegliamo questa, mettiamo quadrato e poi come nella scorsa, in quella di prima, aggiungiamo overlay, questa, e mettiamo lascia like. Modifichiamo il testo, e mettiamo X, e poi no, ho sbagliato. Ok, fermo, e facciamo un'altra cosa. Sticker a tema, no, sticker a tema, sticker. E poi faccio questo pollicione così. E lo metto però stavolta sotto così. No, però così non si vede. Allora lo faccio così. E lo lascio. E poi ammacco.